All'interno di OFF, quest'anno Città Sola International presenta a Orvieto la Carta delle Responsabilità Sociali Condivise del Consiglio d'Europa. È un documento importante che è maturato dopo 3 anni di lavoro, di un gruppo di lavoro a livello appunto europeo. Città Sola è stata individuata come partner dal Consiglio d'Europa per appunto le politiche di inclusione sociale e quindi appunto per indagare la responsabilità dei cittadini. Siamo qui col sindaco, col nostro sindaco Antonio Concina, che è un autorevole esponente dell'associazione Città Slow, perché questi temi sembrano temi calati dall'alto, di grande respiro, ma che poco hanno a che fare con i temi locali. Invece, tutto sommato, proprio dal Consiglio d'Europa ci viene un'ispirazione, un indirizzo che dice: quale sviluppo vogliamo? Vogliamo uno sviluppo solo quantitativo? In tempi di crisi forse dovremmo ricominciare dal territorio, ricominciare certo. Dal volontariato, dalla partecipazione dei cittadini alle scelte condivise. È un po' quello che Città Slow sta portando avanti a livello internazionale. Certo, è anche, come dire, singolare che in un momento in cui tutte le istituzioni europee sono tremolanti e passano giornate e nottate di grande impegno, si riesca a fare un salto di qualità predisponendo una carta delle responsabilità sociali condivise che forse, se fosse stata predisposta qualche lustro fa, avrebbe reso la vita della nostra comunità europea un po' più tranquilla e meno affannosa e meno angosciosa di ora. Ha detto bene il direttore, partire dal basso è sempre una strada che consente di arrivare più in fretta, perché il percorso basso-alto consente a quelli che poi devono prendere le decisioni finali di avere un supporto sentito nel prendere le decisioni finali, come dicevo. E quella carta si chiama non a caso carta, perché insomma carta è un nome molto impegnativo, elenca tutta una serie di considerazioni preliminari per convincere le nazioni e soprattutto i cittadini che la strada dell'Europa passa anche da tutta questa serie di indicazioni che non sono cogenti ma sono appunto indicazioni per fare in modo che si coaguli un sentimento comune delle responsabilità non solo delle istituzioni ma anche dei cittadini e dell'associazionismo. Non c'è dubbio, quindi oggi più che mai il ruolo anche del cittadino è richiesto, perché da questo documento, ma anche dall'esperienza comune negli ultimi anni, si comprende no, queste crisi, diciamo, non solo epocali, ma proprio crisi entropiche, crisi di energia, nel senso che è una crisi contemporaneamente di finanziaria, ambientale e economica e anche alimentare, aggiungiamo noi del mondo certo. Città Slow, beh, direi che è una crisi davvero profonda, però proprio perché è una crisi, quindi è un passaggio, può essere anche un momento di riflessione per arrivare a un approdo migliore. E devo dire che queste crisi hanno messo in crisi, in difficoltà, lo stesso istituto della democrazia, nel senso che il cittadino si sente un po' scavalcato da quello che succede, no? Certo. Lei ha detto bene, la parola crisi non è mai stata usata così abbondantemente come in questo periodo e i settori di crisi sono esattamente quelli che lei ha elencato. La partecipazione dei cittadini è fondamentale. Qui a Orvieto, nel nostro piccolo, la ricerchiamo costantemente, con difficoltà, perché come sempre la partecipazione può essere una partecipazione costruttiva che aiuta a raggiungere decisioni importanti, anche se vogliamo di dettaglio, mentre io non amo affatto, le dico francamente, quella partecipazione dei cittadini che sia soltanto di ostacolo, di a prioristiche critiche e opposizioni ad ogni novità. Quindi davvero andrebbe stimolata, e lo faremo magari insieme, questo percorso virtuoso che Orvieto vorrei che seguisse dopo anni, direi, con tutto il rispetto di fermo, cercando di diventare una città virtuosa sotto tanti aspetti, e sono quelli che lei ha elencato, non ultimo quello ambientale, dove abbiamo dovuto recuperare davvero gap molto profondi. Certo, bene, allora grazie, e una ripartenza all'insegna anche della
messa in atto della città Slow e naturalmente anche seguendo alcune indicazioni di questa importante carta della responsabilità sociale condivisa.